Buonasera e benvenuti a Stadio Aperto. Anche questa sera parleremo della nostra propria, del calcio che ci sta così a cuore e con un ospite naturalmente speciale che ci racconterà tante cose molto particolari e a cui abbiamo anche una speciale gratitudine per l'ultima partita. Sigla! Bene, eccoci a Stadio Aperto e con noi, come avrete capito, c'è Lorenzo Saporetti. Buonasera, Lorenzo. Buonasera, buonasera a voi in studio, buonasera a chi ci segue a casa. Tutto bene, Lorenzo? Noi chiaramente ti lodiamo e ti ammiriamo per la tua dedizione, per quello che hai fatto, ma in particolare il 10 ottobre non si sapeva, ma era San Lorenzo. Dicono che 10 agosto invece è San Lorenzo perché al 90esimo ci hai salvato insomma, da quello che sarebbe stato veramente un destino immeritato. Quindi questa settimana in particolare ha avuto una grande gratitudine e applauso dai tifosi. Sì, sono Vero? contento perché comunque per la partita che avevamo fatto era veramente impensabile tornare a casa con 0 punti e quindi per fortuna l'ultima palla è finita dentro la porta avversaria, meno male. È finita dentro, infatti così sembra una cosa facile, ma in effetti Lorenzo, restiamo domenica, poi andiamo lontano, torniamo indietro nel tempo e anche avanti chiaramente nel futuro, perché Mister Prina, che salutiamo, ha detto che avrebbe fatto l'analisi della partita, no? Delle partite, perché a volte è accaduto che ci siano state delle partite all'interno della partita, in particolare di quei 20 minuti, come diceva lui, di timore che si sono avuti. Vorremmo riviverlo un po' anche con te, perché il primo tempo non c'era storia, no? Assolutamente. Gli altri, con tutto l'affetto che abbiamo per l'altro sesto che salutiamo, però non erano pervenuti, c'erano i tigrotti. E poi, vabbè, non siamo riusciti a concretizzare il gol in quel primo tempo. Poi però cosa succede? È stato un attimo di, così, in cui è stato di smarrimento. Eh sì, noi probabilmente non siamo entrati con la stessa testa dopo l'inizio del secondo tempo e loro comunque si sono abbassati e hanno cercato di evitare il nostro ritmo di gioco e quindi per forza di cose siamo andati un pelo fuori giri noi. Poi da quando abbiamo preso gol, secondo me abbiamo ricominciato a far bene fino al gol finale, che alla fine era una cosa che doveva succedere prima probabilmente, però. Meno male è arrivato nel finale perché veramente per la partita che avevamo fatto sarebbe stato un peccato tornare da sesto senza un punto. Hai ragione, tra l'altro Filippo Ghioldi che ha parlato per conto vostro, diciamo, ha detto quella frase molto bella, insomma, sarebbe stato facile abbattersi, ma voi avete detto no, siete risollevati, no? Avete ruotato insieme come quel gruppo che noi conosciamo, no? Insomma, una scarica di energia che vi ha attraversato, vi ha uniti più che mai in quei minuti, è così. Sì, diciamo che comunque il gruppo è molto affiatato e anche nei momenti di difficoltà, se non viene fuori il singolo, viene fuori il gruppo. Quindi siamo contenti che domenica sia finita così. Tra l'altro domenica c'era un super gruppo perché sono tornati gli Ultras e quindi immagino che anche questo, no, abbia inciso quando li avete visti, insomma, lì al loro posto. Noi emozionato a vederli arrivare pian piano, è stato un bel ritorno. Sì, è stato molto bello perché comunque era da parecchio che non li vedevamo allo stadio e li sentiamo sempre fuori dietro la curva, che non c'è la curva, però dietro allo stadio li sentiamo incitarci e era bello, è stato un momento emozionante. Infatti, sì, tra l'altro loro sono stati anche nei momenti in cui era veramente tutto fermo, che il pubblico non poteva venire, abbiamo fatto di quelle sorprese, no? I ritorni dalle trasferte che gli sono rimasti nel cuore, però averli lì è un'altra cosa.
certo, Vero. certo. Ma forse non ci ha fatto mancare nulla anche sotto l'aspetto della presenza fuori dallo stadio. Mi ricordo, mi pare, dopo il ritorno da Livorno ci fecero una grande festa fuori dallo stadio. E, però averli allo stadio la domenica è un altro paio di maniche, diciamo. Esattamente. E infatti li aspettiamo finalmente domenica prossima a Rosperoni e poi ci torniamo. Noi siamo sempre un po' curiosi però anche della vostro cammino proprio all'inizio, dei vostri primi calci, Lorenzo. Ti possiamo riportare un po' indietro, anche perché insomma, questa passione che tu hai maturato fin da piccolo, tu hai anche un forte legame con la tua famiglia. Io ti vedo, ti leggo, poi infatti ti mostrerò anche una cosa che mi ha molto colpito e quindi sei stato sostenuto dalla tua famiglia anche in questo Sì, percorso. assolutamente. Io vengo più che altro da una famiglia di pallavolisti perché mio papà e mia mamma giocavano a pallavolo. Poi, infatti, io ho iniziato veramente tardi a giocare a calcio, ho iniziato a 13 anni, perché Ah, prima grande, vero? facevo sia pallavolo che ho fatto da ragazzino 5 anni di ginnastica artistica che mi ha aiutato per la coordinazione, tutte le cose che si imparano con quella disciplina. E poi ho un fratello che è completamente patito di calcio e lui giocava a pallone, era molto bravo. Poi ha avuto parecchi infortuni durante la carriera, ha dovuto smettere, però mi ha trasmesso questa passione che porto avanti io ora. Sei la bandiera alla fine di casa. È bella anche questa cosa che dicevi, cioè, da ogni sport hai imparato qualcosa, cioè porti anche nel tuo percorso di calciatore quello che ti hanno dato altre discipline. Sì, assolutamente. La cosa che forse mi dispiace un po' di più è aver mollato completamente la ginnastica perché a livello di elasticità ti può dare veramente tanto. Mentre nella pallavolo ho rimasto il salto a due piedi che è un abominio per un calciatore, però io, essendo cresciuto con quella cosa lì, salto sempre a due piedi. Lorenzo, guarda che comunque a Busto c'è la Pro Patria Ginnastica, io non vorrei dirtelo, però se ogni tanto vuoi metterci la testa che ti lasciano lì alla Pro, insomma, tale nome ed è appunto la disciplina che tu conosci assolutamente. Quando sei arrivato alla Pro Patria, hai detto che l'hai voluto veramente fortemente quando ti si è prospettata questa chance, che hai fatto quasi pressione, sollecitato il tuo procuratore, presto, presto, è così. Sì, è così perché arrivavo da un anno parecchio negativo, stavo a Catania io, e ho passato su 9 mesi, praticamente 7 da infortunato, e non l'ho vissuta in maniera positiva quell'esperienza. E quindi volevo completamente cambiare area. Io avevo un altro anno di contratto a Catania, ma non lo so, Non era non casa avevo tua, non era. di provare qualcosa di nuovo. Il direttore Turotti mi chiamò che ero a Catania e nel giro di 2 giorni abbiamo trovato l'accordo. Certo, tra l'altro, quindi tu non ti sentivi a tuo agio lì, non ti sentivi espresso, non potevi dare tutto quello No, che sapevi di sicuramente è poter stato dare. perché comunque alla fine quello che non stava bene ero io e non poteva esprimere il giocatore che ero. Però anche per situazioni familiari ho preferito avvicinarmi a casa piuttosto che stare a mille passachilometri. Certo, e noi insomma siamo felici che tu sia arrivato qui e ti gireremmo già anche una prima domanda. Abbiamo un po' di domande e un saluto per te. Sì. Adesso la vedrai anche tu, la leggiamo insieme. Allora, questa domanda è di Marco Grecchi che chiede: le difficoltà di questo inizio di stagione del reparto arretrato dipendono per te dalle prestazioni dei singoli difensori e dalle gravi assenze o da problemi della squadra nella fase difensiva? Aggiungerei, Lorenzo, che oggi ho chiesto, come tutti i miei colleghi, un aggiornamento, ahimè, sulla situazione infermeria per quanto riguarda gli attaccanti e non è, insomma, purtroppo non ci sono nuove, almeno non certe, ecco, nelle prossime ore almeno una situazione forse potrebbe evolversi. Qual è la tua Sì, risposta, Marco? sicuramente dall'inizio dell'anno abbiamo passato qualche momento di difficoltà, soprattutto a livello di numeri. Mi ricordo che comunque anche a Trento andammo a giocare con Giovanni Fietta, difensore centrale, che non l'aveva praticamente mai fatto. E
Anche analizzando le varie partite, i singoli gol, sono tipo anche mi tiro la zappa sui piedi da solo. Il gol che abbiamo preso domenica è stato derivato da una mia disattenzione che ho lasciato al marcatore. Quindi probabilmente non è una cosa di squadra, sono piccole disattenzioni che bisogna cercare di limare il più possibile. Certo, la cosa bella di te, me lo dicono tutti, è proprio anche questo, che tu sei molto umile, sicuramente dici le cose che senti come stanno e anche questo sorriso sempre, cioè riesci a prendere cose seriamente ma anche col giusto peso, insomma si fanno gli errori e si rimedia, insomma è questa la vita e lo sport. Certo. Vero? E Marco aveva anche un'altra domanda, che adesso ti giriamo sempre, la domanda 2. Hai più spazio quest'anno? Ci sono un sacco di problemi, appunto, che mi hanno detto anche collegati a che cosa. Ti manca un po' la tranquillità dello scorso campionato? Oppure io aggiungo una cosa, Lorenzo: in fondo è appunto un altro anno, ci sono delle difficoltà anche di ricominciare appunto, con un altro assetto, ma anche questo è bello, mettersi alla prova in un'altra condizione. No, rimpiango la tranquillità dell'anno scorso, no, perché comunque ero impiegato molto meno. E poi comunque fronteggiare dei problemi credo sia l'emblema della vita di ogni persona, quindi bisogna cercare di trarre il meglio da ogni situazione e andare avanti. Certo, tra l'altro appunto pur con tutti i problemi, ma il gruppo mi sembra che non risenta, anzi forse sembrate ancora più uniti, affiatati se è possibile Sì, quest'anno questo almeno. gruppo credo venga fuori alla fine delle difficoltà, come poi lo è stato l'anno scorso o gli anni Sì. prima quando io non c'ero. Infatti, anche perché diciamo che l'anno scorso è andato in un certo modo, però adesso il finale del film lo sappiamo, no? Il finale adesso lo sappiamo, è più facile parlare, insomma, il finale ha stupito, no? Anche è andato oltre le aspettative e ricordiamo che è più facile, no? Oggi vedere le cose così. Quest'anno l'obiettivo resta come l'anno scorso, la salvezza, è questo l'obiettivo che ci si pone. Sì, dai, se poi riusciamo a trarre qualcosa di più, a finire tra le prime 10 non sarebbe male, non ci sputiamo sopra, diciamo. Infatti, partiamo da questo e vediamo insomma, quello che viene, quello che conquistiamo meglio ancora, di più. Lorenzo, facciamo una piccola pausa perché abbiamo ancora un sacco di cose da dirti e da dirci. Va benissimo. Rieccoci qui con Lorenzo Saporetti, i tifosi che ti stanno seguendo. Prima di andare alla prossima partita e anche un paio di sorprese che naturalmente ti porgeremo, ti vorrei rivolgere un'altra domanda. Questa è la domanda di Andrea, che parte chiaramente da quello che hai fatto domenica. Adesso la vediamo insieme. Ciao Lorenzo, gran bel gol domenica, complimenti. La mia domanda è questa: con quale disposizione tattica ti senti più a tuo agio? Grazie. Ciao Andrea, grazie per i complimenti per il gol. E disposizione tattica nel senso modulo o io in campo? Perché modulo, vabbè, il 3-5-2 a me è congeniale perché mi piace un sacco giocare sia da braccetto che da centrale, da terzo di sinistra o da centrale. Se dovessi scegliere 3-2, come ho detto nell'intervista di giovedì scorso alla Prealpina, preferisco magari stare in mezzo. Preferisci stare in mezzo. Ok, tu sei comunque anche molto duttile, cioè il mister quest'anno vi sta veramente facendo fare delle prove, delle interpretazioni, no? Delle variazioni, siete tutti molto duttili, flessibili, vi piace anche mettervi alla prova, anche Sì, se è la fortuna difficile. di questa squadra è anche questa. Pensiamo allo stesso Giovanni Fietta che fa sia la mezzala che il mediano che il difensore centrale, quindi anche Pippo Gioldi che domenica da mezzala pura ha fatto la seconda punta in una situazione di emergenza clamorosa, quindi credo che veramente la forza di questa squadra sia questo, che siamo tutti a disposizione del mister e della squadra.
che ci mettiamo in gioco. Infatti, Lorenzo, qua scusami se io proprio sono andata a guardare appunto sul tuo profilo Facebook, con questa foto, che adesso vedrai anche tu, a cui collego una domanda. Questa è una foto con un tuo compagno, dice prima compagni, poi avversari, ma sempre amici, che è un messaggio bellissimo. Poi manderei anche l'altra foto che invece non hai messo tu, non hai messo tu, ma è la foto di un articolo che abbiamo fatto e dopo ti spiego il filo conduttore. Lì sei in una pasticceria, che so che la tentazione è la vostra forma, ma avete un preparatore atletico rigoroso, quindi non temiamo, con la propria amicizia più gusto, e tu lì con Pizzu sei andato da Daniele alla pasticceria Paola, un no? Rito che si rinnova. Allora, chiaramente la parola che collega tutto questo è amicizia. Che cos'è l'amicizia per Lorenzo Savoretti? L'amicizia è comunque condividere tante cose, anche solo una chiacchiera post partita con Danilino piuttosto che con Andrea Mazzarani, il ragazzo della foto, ed essere in sintonia su parecchie cose e vedere la vita nello stesso modo. Vedere la vita nello stesso modo. Tu sei, citavi appunto questo tuo ex compagno, però ti piace mantenere i legami anche con i tuoi compagni, quando alcuni chiaramente, quelli con cui ci si incontra, no? Come si dice, è Beh, bello. sicuramente non è facile nel nostro mondo perché pensando a me stesso, io negli ultimi 4 anni ho cambiato 4 squadre, quindi comunque è veramente dura stringere dei rapporti veri di amicizia, però quando ci si vede anche solo per giocare contro è come se non ti fossi mai lasciato, sempre. Cioè, come se ti fossi sempre visto tutti i giorni, quello è il bello del calcio, che comunque ti tiene legato in tutti i modi. Poi oggi sono anche tanti modi, no, per rimanere in contatto. Abbiamo avuto anche il momento, ahimè, in cui era difficile rimanere in contatto anche da vicini, no? Con la pandemia. Quindi anche queste esperienze sicuramente rafforzano. Siccome hai dato la risposta giusta, ti meriti un premio, ti meriti un video saluto. Ciao, ciao Lorenzo Saporetti. Io ti voglio bene, lo sai. Questo video è per te. Tre domande ho da fare. In campo, perché siete così nervosi? Che è successo nei tuoi? Com'è lo taglio di Sesto San Giovanni? Io mi metto qua tutta, ma è la porta che fa la rocciolina. Come mai la gente di brutto non viene più a fare una volta la pro? Da 2018 di più, io voglio la gente che viene qui lottare, posso per te. Fa un appello ai tuoi amici e viene a vedere per pro, ti prego. Tu sei il nuovo Zao e Gatti. Grande Allora, Gianni. Lorenzo, ti ha dato innanzitutto un incarico, una nomina ufficiale. Dice una cosa giusta, Daniel, l'abbiamo già detto anche con i tuoi compagni, e non è solo di busto, bisogna che questi tifosi impigriti tornino allo stadio, piano piano. Adesso è toccato gli ultras che non erano impigriti, avevano una loro motivazione, però uno stadio un po' più pieno lo vogliamo, giusto? Assolutamente, comunque io vedendo le foto di quando i ragazzi erano in Serie D che vinsero il campionato era completamente un'altra atmosfera, diciamo. E sarebbe bello prima o poi riavere lo stadio così. So che non è facile, però magari anche con risultati positivi possiamo invogliare di più la gente a venire a vederci. Quindi ci Sì. proveremo più fortemente possibile.
Voi sicuramente farete la vostra parte, anche la gente deve farlo, perché davvero anche dove ci sia in altre realtà c'è qualcosa in più, però è come se si fosse un po' rotto qualcosa, anche forse dopo questo periodo di stop. Pensavamo che così lontani saremmo tornati tutti in massa e invece non è ancora successo, non è ancora scoccato qualcosa. Tra l'altro, Anche giusto, è solo vedendo la partita con Lecco, che comunque Esatto. era un derby vero e proprio, non è che ci fosse tutta sta gran gente allo stadio, quindi boh, non si sa, non so, magari si è veramente interrotto un meccanismo che spero riparta il prima possibile. Giusto, noi ci metteremo ciascuno il nostro. Tra l'altro, oggi c'era Mascotte Tigrotto 19, insomma, 1919, che è andata insomma, a richiamare un po' di persone a aderire, a unirsi, proprio perché è bello, specialmente per i bambini. Ecco, a Sesto era bello vedere quei bambini, no? Con le loro bandierine. Noi non eravamo d'accordo con quello che urlavano, ma fa niente, però erano belli da vedere, Sì, sicuramente. esatto, portare comunque i ragazzi giovani allo stadio è una bella cosa da vedere sia per noi che per la gente che ci viene a vedere. Certo. Senti, domenica, veniamo domenica prossima, che sarà una domenica molto particolare. Tra l'altro, ecco, si daranno i dettagli nelle prossime ore, però arrivando appunto su Tirol di Javorci, ci sarà un momento in cui incontrare l'ex allenatore della Pro Patria, e in particolare c'è il Pro Patria Museum che organizzerà un momento di fine partita. Adesso vediamo anche la grafica. Questa è la foto di Javorcic, che in un'intervista che ha rilasciato ieri ha detto: "Torno a casa come un figlio anche d'avversario", caro Augusto. Ecco, domenica ci sarà un evento dedicato agli allenatori della Pro Patria, proprio da parte del Pro Patria Museum. E quindi sarà anche un momento per salutare l'ex mister. Fa impressione dire ex mister, ma è proprio così. Innanzitutto sulla squadra, perché è una squadra tosta, però Lorenzo, fino adesso voi avete dato il meglio, adesso tocchiamo ferro e facciamo tutti i gesti di scaramanzia, però voi fino adesso ci avete divertito, dato il meglio con le squadre più toste, penso alla vittoria con la Juventus, e comunque contro il Padova avete, insomma, veramente non meritato quell'epilogo, perché tirate fuori di più ancora con queste squadre. Ma credo che sia un po' una prerogativa di tutti i giocatori che quando giocano con le squadre leggermente, cioè più blasonate del girone, tirano fuori qualcosa in più. Si usa una frase tipica che si dice: queste partite non sono neanche da preparare sotto l'aspetto mentale, perché comunque ti giochi tanto, giochi contro avversari forti, quindi sei concentrato al massimo. Certo, ti farà un po' impressione trovare di fronte Javorcic. Scusi, ha sbagliato panchina, mister. Ma a me personalmente, io l'ho vissuto un anno, quindi Sì, è diciamo sono vero. quello tra i ragazzi meno indicato, però magari cioè, chi è stato allenato da lui per 3, addirittura 4 anni, ci può stare che abbiano qualche emozione in più di me. Certo, questo è assolutamente è vero, anche perché ricordiamo adesso quello che dicevi prima, cioè come hai voluto veramente con forza venire qua, indossare quella maglia così speciale, è una delle cose che ci ha colpito negli interventi di Mister Prina fin dall'inizio, è come ci ha detto che lui quella maglia l'ha sentita subito, no? Sua, che lui subito si è sentito Tigrotto. Quindi in questi giorni mi sta, penso, guidando più che mai a essere dei tigrotti carichi per affrontare questa sfida, che è importante come ogni partita delle prossime, perché ci deve portare punti. Però lui diceva: "Proprio mi emoziono a guardare la maglia così storica", l'ha detto proprio fin dall'inizio, ed è quello in fondo che hai provato anche tu, giusto? Sì, certo. Tralasciando la parte storica della Pro Patria, comunque quando metti piede dentro questo ambiente, veramente percepisci di essere entrato in una grande famiglia. E anche il semplice fatto di allenarsi lì allo stadio dove giochi, cambiarti sempre nello stesso spogliatoio, è qualcosa che ti dà tanto.
comunque i ragazzi sono qui da tanto, cioè, ci sono ragazzi più grandi come Colombo, Fieta, lo stesso De Noci che è passato dall'altra parte e che ti fanno sentire subito a tuo agio e ti permettono di esprimerti al meglio fin da subito. Certo, tu sei giovane, hai appunto qualche anno però in più dei giovanissimi, no? Che sono arrivati anche quest'anno, quindi gli dai già qualche consiglio? Ma io diciamo sono l'ultimo da cui prendere i consigli, però Gli qualcuno. scherzi più che altro, tu sei uno che fa gli scherzi nel spogliatoio, di la verità, Ma no. sì, mi ricevo, faccio, dai, sono un po' un burlone dentro il spogliatoio. Però sì, quando durante l'allenamento se vedi qualche atteggiamento sbagliato o cose che non si dovrebbero fare, magari non sono io quello che interviene, aspetta ad altri che hanno più anni di me ancora. Certo, no, ma infatti sei giovane ancora, assolutamente, Lorenzo, scherzavamo, ma proprio perché sono entrati dei ragazzi, penso a Giardino domenica scorsa, insomma l'emozione, no, anche di entrare in campo, sono ragazzi tostissimi, perché vedo anche quando vengono in trasmissione, assolutamente smart, abituati anche a loro, essere usciti da casa magari presto, però insomma l'emozione e l'essere guidati sicuramente ci sta. Io tra l'altro andando a spulciare, tra poco ti lasciamo però, avevo trovato una bella tua definizione, un tuo bel profilo calcistico e ti avevano definito così, che la tua caratteristica principale dell'affidabile difensore è la disinvoltura nei movimenti, qua mi viene in mente però un po' anche la tua esperienza di ginnastica artistica, abbinata a una scelta di tempo sempre sapientemente effettuata. E poi ti bollavano positivamente, chiaramente, con generosità e senso del collettivo. Ti ritrovi in questa definizione? Tu sei un generoso, vero? Sì, nelle ultime due sì, nelle prime un po' meno, perché no, sono fluido poco, sono abbastanza macchinoso, però sì, nel senso del gruppo, nella generosità, tutta la vita, sì, diciamo il mio mantra, sono cresciuto così e lo porterò avanti per sempre, diciamo. Certo, ti rimane, ti guida e si percepisce, assolutamente. Senti, allora, prima di lasciarti, perché sai, stai aperto, vi tormentiamo per una mezz'oretta, ma non vi vogliamo sequestrare perché dovete applicarvi, ancora allenarvi, studiare e domenica è davvero molto importante, le prossime partite sono importanti senza sovraccaricarle, ma insomma, volete assolutamente dare una svolta di punti. E ti chiediamo allora di rivolgerti proprio tu direttamente, ti lasciamo il microfono, ce ne andiamo, no, non spaventarti, ma di rivolgerti tu al pubblico. Domenica, davvero, un giorno così bello, speciale, ancora sembra una bella giornata, non ci sono scuse anche sull'orario, che è un bell'orario, no? Tipico del tradizionale, diciamo. Dai, convincili tu, Lorenzo, così poi se arrivano in massa ti puoi gasare lì con i compagni, io sono riuscito. Avremo bisogno di Danilino in questo momento, così ci mettiamo uno a fianco all'altro e Eh sì, ricominciamo. è vero, però convinci, dai un'ottima ragione per venire, che è una poi, la prova. Esatto. Domenica sarà una partita parecchio tosta, sia in campo che sugli spalti. E speriamo di avervi al nostro fianco per darci una mano in questa dura sfida che ci aspetterà, anche perché comunque ci sarà il nostro ex mister e sarebbe una bella cornice avere più pubblico possibile. Certo, bravo, hai fatto un bel appello. Potevi anche minacciarli se volevi, eh? No, scherzo, assolutamente, minacciarli. Minacciarli no, però prendo spunto da te e dal tuo senso dell'amicizia, e allora forse avrò anche una visione un po' così sentimentale o romantica, però sarebbe bello che magari anche i tifosi che vengono abitualmente convincessero un amico. Solo se ciascuno convincesse un amico a venire, saremmo già il doppio e sarebbe una bella Sarebbe cosa. tanta roba, sì, sarebbe veramente una cosa bella. Infatti, senti, grazie ancora del tempo che ci hai dedicato, delle energie e dei ricordi, di averci portato un po' nella tua vita, oltre che nel tuo percorso da propria. E sempre grande. La prossima volta sei all'89esimo, però, per favore, Ci almeno provo, così. 88. Grazie Ma no, perché ci mille a voi. volevi tenere un po' così. Grazie davvero, Lorenzo.
Grazie E a voi. buona serata a tutti. Buona serata a te, a tutti i tigrotti e naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito e ci rivedranno anche su Facebook e su YouTube. Buona serata a tutti e forza Buona pro. serata a tutti, buona serata a casa.